Allora, buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Mirko Valdifiori. Ciao Mirko, ben trovato su TV Play. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Mirko, innanzitutto qui chiaramente c'è anche Enrico Camelio. No, ciao Enrico. Vabbè, giustamente c'è anche Enrico Camelio. Allora, siamo qui a Espujol, a Formentera. So che è una meta che conosci abbastanza bene. Come mai, insomma, scegliete sempre voi calciatori Formentera come isola per l'estate? Ah, è un'isola che ti permette appunto di vivere una vacanza serena con le famiglie, con le bambine, ci sono opportunità per loro per potersi divertire, giocare insieme, poi l'acqua è stupenda, quindi penso che ci siano tutte le condizioni per trascorrere una bella vacanza. Allora, tu oggi giochi al Vispesaro, però insomma hai una grande esperienza anche in Serie A, hai giocato all'Empoli, hai giocato al Napoli, conosci molto bene Maurizio Sarri, quindi mi viene spontaneo chiederti, ecco, tu che lo conosci così bene, ti piace a te come allenatore? Che cosa ha rappresentato per te, per la tua carriera? Ma Maurizio Sarri per la mia carriera penso che ha rappresentato un punto di riferimento molto importante, perché con lui ad Empoli abbiamo raggiunto la Serie A e poi c'è stata quella salvezza in Serie A storica, e penso, ripeto, che con lui, col suo modo di giocare, con la sua idea di calcio, io ho espresso al massimo le mie qualità e sono riuscito ad arrivare appunto a giocare in Serie A all'età di 28 anni. Allora, andiamo da Enrico, che domanda vuoi fare? Cioè, io lo devo mettere un po' in difficoltà, in buon mito. Ecco, perché tu sei sempre il solito rompiscatole. Ho capito. Ci dispiace. No, prima con l'Empoli, Sarri, giocavi tantissimo, poi a Napoli, visto che non ti ha fatto giocare tanto, poi mi ricordo che tutti i giornali parlavano che il centrale, il presente. Qua che è successo? Perché non ti sei riuscito a esprimere una piazza come il Napoli? Ma guarda, penso che quell'anno adesso Sarri, ripeto, io ho avuto la fortuna di arrivare a Napoli con lui, poi è esploso Jorginho che ha fatto un grande campionato e dal di lì è partito appunto, penso, a esprimere i suoi anni migliori della carriera anche Jorginho col tipo di gioco di Sarri, quindi magari anch'io potevo fare di più, quindi non è colpa di Sarri. Tutti e due, ripeto, siamo arrivati a Napoli, io magari all'inizio ho giocato in un Napoli che ancora non era ancora il Napoli che poi si è rivelato nei mesi successivi e nell'anno successivo ancora, perché ha avuto una media punti, penso Sarri, grandiosa, solo perché c'era la Juve in quegli anni che faceva altrettanti punti, perché sennò magari anche Sarri poteva vincere lo scudetto che ha vinto quest'anno appunto Spalletti a Napoli. Ti volevo chiedere, quest'anno benissimo in campionato Sarri, lo dico anche se io non sono, sono un po' per calcio alla Capello, un po' pragmatico, non la Mourinho, alla Capello, alla Conte, diciamo così, però bravissima. Lo scherzo in diretta! La figlia in diretta! Gentile. Come si chiama la bimba? Aurora, grazie. Carinissima, basta ora, basta. Ma di che ci ha girato l'acqua? È stata carina, dai, simpatica, vabbè. Ragazzi, siamo a Formentera, ci sta. Vai, eccolo. È a posto, via. Okay, felice. Ciao, Aurora. Questa è colpa di Sarri perché l'abbiamo criticato. No, ti volevo chiedere, però nelle coppe la Lazio è stato un disastro perché è uscita l'Europa League, la Conference e la Coppa Italia. Come, cioè, c'è qualche problema tattico che non riesce a rendere le coppe, secondo te? Ma guarda, tattico in Europa non lo so, perché io ho giocato a Napoli poco in campionato, ma in Europa le giocai tutte, con Napoli, in Europa League, con Sarri. E lui aveva un tipo di calcio che in Europa si faceva anche fatica a volte, cioè gli altri a venire appunto con le contromisure, perché Sarri c'ha un gioco appunto che ti esprime partendo dal basso, questo gioco tattico proprio nei minimi particolari, lui prepara le partite. Poi per quanto riguarda poi le varie annate, perché magari anche quest'anno con la Lazio non è riuscito andare avanti tanto nelle competizioni, questo non lo so, poi sono le partite, gli episodi, però sicuramente in campionato ha fatto, penso che sia arrivato secondo, mi pare, un secondo posto, che la Lazio era tanto che non arrivava secondo, quindi magari si sono concentrati appunto per raggiungere la Champions League, magari a discapito un po' delle altre competizioni, però si giocano tante partite in un anno. L'ultima domanda, io ho visto, attenzione, non ti preoccupare, ma ci ha fatto tirare pure l'acqua, che fa? Se ne va, ma no, io ho visto che, dopo lo chiamiamo, è uno dei nostri, semplici ragazzi, Marco Verratti pulisce i scarpini a buon Mirko Valdifiori. Fammi finire. Questo è da Enrico Camelio. No, però è vero, in nazionale lui esce Mirko ed entra Marco Verratti, dopo che era giovane, no? Vabbè, questa è campione, la camigliata hai fatto, guarda, mi dissocio perché ci dissociamo. Posso sparire dopo questa cosa? Sì, ci dissociamo, stai tranquillo. No, perché Marco Verratti è un simbolo dell'Italia per quello che ha fatto nel calcio internazionale, anzi io ho avuto la fortuna in quell'unica e due apparizioni che ho fatto con la nazionale
di avere anche lui tra quei ragazzi che mi hanno aiutato, un ragazzo molto umile, un ragazzo molto intelligente, e ti ripeto, mi ha aiutato, perché sai, quando arrivi dall'Empoli alla nazionale all'inizio ti sembra tutto strano, un mondo tutto diverso, e quindi mi ha messo subito a mio agio insieme a molti altri ragazzi. Pensavi che poteva fare una carriera del genere così importante, Marco Verratti, quando era così giovane? Ma sono state le qualità, le ha dimostrate, ormai quanto è, 15 anni che gioca ad alti livelli al Paris Saint Germain, ha vinto tutto, quindi è un giocatore straordinario, penso che è uno, se non il, adesso magari c'è Barella, ma come continuità in questi anni il centrocampista più forte che ci sono stati negli ultimi 7-8 anni, perché poi da quando hanno smesso magari Pirlo, senza nulla togliere agli altri, però la continuità che ha avuto Verratti l'hanno avuto in pochi. Secondo te tornerà mai in Italia? Ma questo non lo so, è una scelta sua, magari ci può stare che adesso là, magari là si trova talmente bene, un idolo, sta benissimo, però ci può stare che per chiudere la carriera voglia chiuderla nel paese dove poi è cresciuto. Non so, se ho letto alcune volte che il suo sogno sarebbe chiudere a Pescara, da dove è partito. Io sono stato a Pescara, anche lì è una piazza molto bella, che secondo me lo tratterebbero anche lì, come giusto che sia, da re, perché per quello che ha fatto per Pescara, 18 anni, poi ha portato il nome di Pescara in giro per tutto il mondo. È vero. Grazie ancora a Mirko Valdifiori, grazie. Veramente grazie per la tua disponibilità. Grazie anche dell'acqua che ci ha fatto tirare, grazie, molto esatto. Gentile. Ciao, ciao Mirko, grazie.